Ciao a tutti da Mario Carboni, in questa lezione parleremo della marca dell'organetto. Molti mi chiedono: ma che marca devo acquistare? Beh, la marca dovete sceglierla voi. Non esiste un organetto migliore in assoluto, in quanto qualsiasi organetto ha pregi e difetti, un po' come le macchine. Insomma, qualsiasi macchina, anche la migliore, ha i suoi pregi, avrà anche qualche difetto. Quindi. Per chi inizia va bene qualsiasi organetto, tranne quelli, fabbricati all'estero. In Italia abbiamo grandi marche e quelle marche, fidatevi soprattutto delle marche italiane che costruiscono, hanno una storia dietro nella costruzione degli organetti, quindi in cui potete andare già su internet e vedere che da tanti anni costruiscono organetti. Un po' di anni fa mi contattarono appunto per creare degli organetti col mio nome sopra e basta prendere 10-20 organetti, riuscirono a vendere il mio organetto con il mio nome, con il mio cognome sopra. E questa cosa a me non è piaciuta, non l'ho accettata, quindi non troverete mai un organetto con scritto Carbone sopra, mai, perché a me non piace questa cosa. In quanto non sono un costruttore di organetti, sono un docente, quindi mi occupo di didattica dello strumento, non troverete mai un organetto con il mio nome sopra. Io non vendo organetti. Quindi se acquistate a parte queste fabbriche che mettono il cognome di qualsiasi, non sono fabbriche nemmeno italiane, sono importate, organetti fabbricati all'estero, e sopra si mette solo un nome italiano, magari che ha questa musica, diciamo il nome è una musicalità italiana, ma del resto non è niente di italiano. Quindi verifichiamo sempre, se questo strumento, o chiediamo magari a chi ce lo vende, insomma, è uno strumento fabbricato in Italia. Le fabbriche italiane di organetti e di fisarmoniche sono tutte delle eccellenze, quindi poi differiscono un po' l'una dall'altra. In questo video sotto vi metterò in ordine alfabetico, insomma, varie case costruttrici di organetti e di fisarmoniche, in cui potete magari anche poi andare sul sito e verificarle. Per quanto riguarda la marca, abbiamo parlato di questo qua, insomma, quindi abbiamo detto che le fabbriche italiane sono tutte al top, quindi l'importante è che siano italiane, che siano già affermate da un po' di anni, quindi da molti anni. Molti si improvvisano venditori di organetti, anche io potrei, visto che faccio lezioni, prendere degli organetti, mettere il mio nome sopra e vendere organetti. A me questa cosa non piace, insomma. Quindi i costruttori di organetti devono costruire organetti e fare quello. Queste cose, insomma, a me non piacciono, però ognuno è libero di farle, insomma, a propria scelta. Parlo di me. Organetti con scritto carbone vicino non li troverete mai. Allora, andiamo avanti, insomma, con la tecnica. Molte volte troviamo diciamo, delle fabbriche che costruivano prima fisarmonica, ora costruiscono organetti. Quindi è ovvio che una fabbrica di fisarmonica ha un'impostazione un po' diversa rispetto a chi ha costruito sempre organetti, ha una visione un po' diversa dello strumento, quindi vabbè, non faccio nomi, altrimenti cercherò di parlare in modo senza nominare marche. Quindi in questo caso costruirà degli organetti, ma sempre con quella vena un po' della tecnica della fisarmonica, che vuol dire una tastiera magari diversa, e quindi anche il suono accordato in modo diverso. Spesso abbiamo degli organetti, ad esempio, poi parleremo anche dell'accordatura, magari cambia anche tanto il tipo di accordatura. A volte abbiamo l'accordatura francese, musetta ad esempio. Nella musetta abbiamo un suono in cui, immaginiamo queste tre ance, un'ancia viene accordata leggermente più acuta e si crea questo effetto di, come dire, di dissonanza, e quindi però più si allarga questa distanza e più si crea quel suono francese, quindi abbiamo questa nota naturale allargata e si ha questo suono francese. Se invece la distanza è minima, viene accordata, solitamente si accorda nell'organetto leggermente un po' più alta una voce, che si crea quell'effetto, come dire, un po' aggressivo, un po' di battimento, si chiama il battimento, quindi quando le due note non sono accordate in modo, diciamo, perfetto all'unisono, si crea il battimento. A volte è voluto proprio questo, appunto per creare un suono un po' diverso. Alcuni costruttori creano l'accordo in un modo un po' diverso, un po' più largo, un po' più stretto. Dipende, se più è larga l'accordatura, più si ha un effetto un po' aggressivo, come dire, un suono un po' più aspro, per capirci. Quindi un suono un po' diverso, insomma. Parliamo, insomma, quindi anche delle ance, parliamo delle ance. Quindi le ance
Chi inizia è inutile acquistare organetti costosissimi, vi do il consiglio. Iniziate con l'organetto standard, normale, va benissimo. Però ovviamente non confrontatelo con altri organetti che hanno magari le ance diciamo professionali. Io suono con qualsiasi organetto capita, quindi spesso non è che devo suonare con questo organetto, vabbè, non ha le voci a mano, non le suono, se no poi chi vede il video, chi dice ma suono con quell'organetto, ho svariati organetti, questo lo utilizzo praticamente per fare lezioni, quindi il primo che mi trovo suono. Non ho, è come una macchina, insomma, chi vuol viaggiare prende la macchina e viaggia, insomma, quindi non è un problema. Quindi voi che siete all'inizio acquistate un organetto qualsiasi, è meglio acquistare un organetto italiano di seconda mano che non uno nuovo di importazione, quindi questo è importante. Anche in Italia abbiamo quindi grandi costruttori di ance, vi metterò anche alcune marche, diciamo alcuni costruttori di ance qui sotto, sono entrambi, vanno bene tutti, insomma, quindi sono tre massimi costruttori, Vinci, Antonelli e Cagnoni, insomma, quindi entrambi fanno ottime ance. Le ance, quelle là, insomma, standard, parliamo di ance, spesso in pochi le utilizzano, perché insomma sono quelle là in alluminio, sono commerciali. Solitamente si mette anche delle ance in duralluminio che sono superiori, quindi abbiamo questa basetta che è alluminio. Ma non andiamo nel discorso troppo tecnico perché poi diventa noioso. Quindi duralluminio con linguette in acciaio. Quindi man mano diciamo, aumenta la qualità, aumenta anche il costo. Quindi le voci abbiamo tra quelle migliori tipo a mano. Quindi sicuramente il tipo a mano parliamo di una costruzione che si faceva prima. La mano di prima non è come la mano di oggi. È impensabile perché è una produzione così grande, ovviamente non possiamo avere degli standard di prima. Poi non è detto che gli standard di prima erano eccellenti come ora. Però questa è diciamo un'ancia. Come notate vicino vedete su quelle là tipo a mano vengono la bollatura che è questa qua, vedete qua c'è la linguetta, beh non andremo nei dettagli sennò diventa noioso, la bollatura cioè quando mettono la linguetta sopra è una bollatura, la chiamano a specchio nel gergo, sono non un colpo solo ma più colpi messi di lato in modo che viene fermata, viene accordata a mano, quindi a mano perché? Perché praticamente l'accordatura finale viene fatta a mano, perché spesso quelle commerciali vengono fatte in automatico, si surriscalda, non si ottiene diciamo, un risultato migliore, si sa che quella a mano è un'altra cosa. Il top è quella a mano, non tipo a mano, ma anche le tipo a mano vanno benissimo, cioè per me più o meno siamo lì, veramente sono piccolezze, quindi se prendete un organetto, però il tipo a mano lo consiglio per chi fa serate, per chi vuole uno strumento che suoni più forte, ma all'inizio è inutile, inutile, questo è sempre uno strumento con quello che suono, utilizzo solitamente qui in registrazione, strumento qualsiasi, cioè ha delle voci in duralluminio, però non tipo a mano, non a mano, quindi solo in dural. Ho altri strumenti dove hanno le voci a mano, però insomma non è che vedo che molti sull'organetto si acquistano strumenti a altissimo livello, poi non studiano, cioè non fanno nulla, quindi non è lo strumento, pensiamo prima allo studio e poi allo strumento, va bene uno qualsiasi, perché non sappiamo nemmeno chi inizia, insomma se proseguirà nello studio, quindi inutile spendere tanti soldi, perché poi se parliamo di uno strumento tipo a mano con le ance tipo a mano parliamo di grandi spese, quindi evitiamo all'inizio questo. Poi se decidiamo di imparare per bene lo strumento possiamo acquistare qualsiasi strumento che vogliamo con le voci a mano e quant'altro. Parliamo insomma anche di queste fabbriche. Le fabbriche di oggi, perché dicevo insomma di verificare se esiste una fabbrica o sono solo diciamo venditori che mettono un'etichetta vicino, chiaro? Quindi eviterei questo perché diciamo chi ci vende uno strumento deve venderci uno strumento che ha costruito lui con delle caratteristiche sue. Quindi parliamo a volte di assemblaggio. Teniamo presente che quando entriamo in una fabbrica di organetti entriamo come in una falegnameria, spesso quella soprattutto fatti su misura, insomma, però vanno bene qualsiasi strumento perché alcuni si fanno fare le casse da alcuni falegnami, poi li assemblano. Tieni presente che nessuno fa i mantici, nessuno fa i mantici, tutte le cromature vengono acquistate, è normale, come la Fiat che acquista dall'indotto, quindi poi li mette insieme. E come fanno anche sui cellulari, le fotocamere sono di altre marche concorrenti pure magari a volte, quindi vengono assemblate. Quel fatto che per forza un costruttore deve fare tutto è una cosa quasi impossibile perché non può costruire il mantice, non può costruire tutto, quindi io
Penso in questo senso è un vantaggio perché ognuno è specializzato in qualcosa. Chi fa bene il mantice farà bene il mantice, fa altre cose, quindi poi li assemblerà questi strumenti. Sarà appunto nell'assemblaggio che ci metterà insomma, il massimo dell'attenzione, anche nell'accordatura delle ance, la qualità delle ance che metterà all'interno e la preparazione, l'esperienza anche di chi li fa. Non posso improvvisarmi io a creare degli organetti, chiaro? Posso improvvisarmi a mettere un nome sopra, ma è cosa che a me. Non mi interessa. Gli optional oggi vanno molto il discorso dei vari colori, ma questi insomma è per chi già suona da tanto tempo. Quindi per voi che iniziate va bene un organetto standard, uno commerciale ma di marca italiana. Va bene? Per questo video è tutto, non mi dilungo, altrimenti poi diventa molto noioso questo video. Un saluto a tutti da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti.